Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica mattina presto. Siamo un po' capo, però mi sono riposato un po' questi 2 giorni e quindi va un po' meglio. Oggi giornata, quindi doppia rasatura in questo weekend perché c'è stata la rasatura di ogni santi e adesso la domenica. Presentiamo una roba che qui devo ringraziare l'amico Alberto, che mi ha fatto mettere in contatto, insomma, per avere l'opportunità di avere una delle ultimissime, se non l'ultima, esemplare, ultimo esemplare di Raw Razor, Raw Shaving, la rasatura cruda, la rasatura, penso che voglia dire quello, cioè, il mio inglese. In questo caso l'esemplare, questo è l'amico Luca, l'ha definito la Cadillac dei rasoi, cioè questo qua siamo su un livello eccezionale. Guardate che pacchetto, vedete anche lo specchio, quindi vedete anche il telefono con cui sto riprendendo, vedete, si vede tutto. Quindi c'è il pacchetto, una confezione degna di un rasoio eccezionale e anche di un livello qualitativo incredibile. Dettagli, no? Eccolo qua, il Raw Razor, doppio pettine, questo è acciaio 316L. Lucidato, quindi non c'è niente di cromato, è solo lucidatura, brilla come un diamante, è veramente impressionante. Bello pesante, fornito con due pettini. Uno che è questo, che è in mano più aggressivo, e quello che è montato, quello più delicato. Molti, quando l'ho fatto vedere su Facebook, mi hanno detto, ma somiglia un po' al Blackbird. Vediamo un po' se effettivamente è così. Ecco qua il Blackbird. In questo caso io ho la versione opaca, quindi non fatevi condizionare dalla brillantezza, perché esiste anche una versione lucida. Effettivamente, c'è una certa somiglianza, ma non sono identici. Perché vedete, la forma del pettine è diversa. È somigliante, ma è diversa. Notate come il pettine del Blackland sia più elevato, questa parte qua, no? Rispetto al Raw Razor. Quindi questo sta a indicare probabilmente che è più delicato il Raw. Questo è più, torce più la lama. Anche l'inclinazione è diversa. Leggermente diversa. Il profilo poi chiaramente è diverso, ma questo può essere un dettaglio. Si somigliano, ma non sono la stessa cosa. Anche la lunghezza del manico, ma questo non interessa la testa più che altro. Sono simili come diciamo design, ma sono diversi. Come lo armiamo? Lo armiamo con una CAI. Io quando ho un rasoio nuovo, effettivamente quelli di grande eccellenza, mi piace provarli con la CAI, perché almeno un metro di paragone. Quindi tiriamo fuori la nostra CAI e già qua vi faccio una bella gaffe perché ho preso una scatola vuota. Ecco. Allora, è la mattina presto, cari amici. Capitano queste cose. Allora cerchiamo nel contenitore delle lamette già usate, già aperte, se c'è una CAI. Vedete, il bello della diretta, quella non è una diretta, ma è come se lo fosse, e non c'è una CAI, perché ovviamente quando uno cerca una cosa non c'è mai. Qui sono 1000 lamette già aperte, ma non c'è una CAI. E allora niente, allora buttiamo via la vecchia confezione e andiamo a inaugurare una nuova confezione di CAI. Eccola qua.
Tutto sotto controllo. Nuova. Mi spiace questo piccolo contrattempo, ma non avevo davvero avuto modo di. Cioè, non è che io preparo tanto i video, cioè, nel senso che ho visto una scatoletta di Kai, dico magari ancora. Cioè, anzi, di solito butto via quando sono finite, però stavolta andiamo a prendere la nostra Kai, bella limpida, brillante come il nostro Raw Razor. E andiamo a infilarla nel rasoio, nel copriletto. Made in USA, eccolo qua. Questo è un rasoio che chiaramente è di un livello, cioè, ma non è che io dico che, cioè, quando dico non è per tutti non vuole essere offensivo, chiaramente. Per i pazzi che intendano spendere certe cifre, cioè questo è chiaro, evidente. Allora, il pennello che ho bagnato per un rasoio del genere è uno dei miei tasti preferiti, che è il DS Cosmetic Gel Tip, messo a bagno mezz'oretta prima. In realtà è una notte che bagno, eh. Dovrebbe, infatti non sai più, non sai niente, nessun odore. Cosa utilizziamo per raderci? Ma io direi di provare la nuova linea ProRaso. Io ho fatto un salto in un negozio di cosmetica e ho trovato sia il dopo barba che la saponetta, il sapone duro ProRaso, scusate, nuova linea. Riproviamo. Allora, questo è il vecchio. Beh, c'è anche più grande, credo, però semplicemente cos'è di peso. Però già vediamo che è diversa l'etichetta. Qui c'è un richiamo all'Italia, c'è un richiamo al Leone, sapone, tutte le barbe in frascante sanificante, forse un po' ingenua come è scritta, qua invece siamo a sapone da barba, rinfrescante con olio di mentolo, super formula. Andiamo a vedere la consistenza. Qui c'è molto sapone, qui è duro, è semiduro, è una pasta di sapone semiduro. Qui è più morbida, vedete? La profumazione, e ripeto, io non ho un ottimo naso, quindi non fidatevi al 100%, molto simile, eh? Ma sembra che in questo caso sia leggermente meno accentuato il profumo, che può essere anche interpretabile in tanti modi. Chi può dire ma meglio così, perché questo era troppo forse forte, forse troppo mentolato, troppo eucalipto, e chi dice magari no, io voglio il ProRaso classico. In realtà la più grande differenza che noto è la consistenza. In questo caso è una crema praticamente. È una crema in ciotola. Non è un sapone duro. Non che fosse durissimo l'altro, però insomma, dunque. Allora, bando alle ciance, andiamo a sciacquarci il viso. Due giorni di barba. E andiamo col pennello intumidito a prelevare. Facciamo un montaggio in viso, dai. Con il gel tip della DS Cosmetic, questo tasso trattato in maniera particolare, probabilmente, secondo me, le punte, a prelevare
dite? Basta, no? Bisogna far piano per non rovinare il tasso. Direi che può bastare. Acqua calda. Allora, la meccanica è ottima. Ecco, l'acqua calda ancora. Monta molto bene. La fragranza è la solita, eh? Però secondo me è un po' più attenuata. Ripeto, non fidatevi tanto del mio naso, eh? Eccoci qua. E adesso battesimo del fuoco per il rasoio. Il rasoio crudo. Versione mild, perché c'è aggressiva come la trompetta, avete visto? Con la Kai. Allora, in fondo è una sicurezza allucinante. In una passata ha già tolto via quasi tutto. Ecco, quello che posso dire è che infonde sicurezza, quindi io magari mi sono tagliato, ma non lo so, nel senso che il rasoio non si sente e non si sente neanche la lametta. Eppure l'esposizione c'è comunque. Allora, signori, qui non c'è più niente. Ma noi facciamo la seconda passata lo stesso, però devo dire che prima passata eccezionalmente efficace. Acqua calda. Andiamo a... vedere se apro raso in secondo montaggio.
Monta bene. Io, come voi sapete, per scelta non metto molto spessore nel montaggio, ma lui potrebbe farne di più, eh. Poi ce n'è ancora tanto. Allora, andiamo a fare un mix di pelo obliquo e contropelo. Ma non c'è più niente. Non canta neanche tanto, perché sega, cioè l'efficacia lo rende un killer della barba silenzioso. Impressionante, davvero. Ecco. Passiamo a vedere. Direi che siamo perfetti. Zero. BBS. 2 giorni di barba. Che dite? Allora, andiamo a fare un riassunto di quello che abbiamo visto e sciacquiamoci il viso. Allora, puliamoci un po'. E andiamo di dopobarba. Dopobarba perché qui abbiamo il nuovo Proraso dopobarba. E lo confrontiamo un attimo con il vecchio. Già la confezione vedete che è più tra virgolette curata, no? C'è la scritta in rilievo sul vetro. Lozione, in questo caso rinfrescante, rinfrescante, tonificante con olio di eucalipto e mentolo. In questo caso rinfrescante basta. Però non penso che manchi l'olio di eucalipto e mentolo. Il colore è simile, identico. Il retro anche aftershave lotion è buono, cioè non dicono praticamente niente di più, mentre qui c'è già più una spiegazione analitica di quello che c'è. Si parla appunto di olio di eucalipto e mentolo. Sentiamo un po' i sentori. Allora, io l'ho già sentito in realtà, chiaramente.
Ecco, io ho la stessa sensazione, cioè che sia molto molto simile, se non identico, ma leggermente più attenuato in questo caso nel nuovo. Facciamo un bello splash. Rinfrescare, rinfresca. Il mentone e l'eucalipto ci sono. Manca, se posso dire la mia, ma magari, ripeto, il mio naso mi tradisce, stava cadendomi. Manca, guardate che effetto shaker che ha fatto qua. Manca probabilmente quella nota amara che c'era invece in questo. In questo c'era una nota più amara e questo l'ho notato. Però devo dire la verità, non parte anche il tappo un po' diverso, vedete qua c'è il leone. Ricapitolando, allora partiamo dall'inizio, anzi andiamo alla fine. Linea nuova pro raso verde, leggermente modificata. Leggermente addolcita, leggermente ammorbidita per quanto riguarda il sapone, sono impressioni mie, magari mi sbaglio perché ripeto, io sono uno che ha una memoria pessima per quanto riguarda. Bella la confezione, piacevole all'utilizzo, ma anche cioè è stata un po' addolcita, ecco, un po' attenuata secondo me. Secondo me, poi magari sbaglio, non voglio dire stupidaggini. E poi abbiamo il protagonista, il Raw Razor. E qui stiamo. No, qui ho sbagliato io. Ho preso il Black Blend. Il Raw Razor è qua. Il Raw Razor. Parentesi, Black Blend, ottimo rasoio, c'è niente da dire, non si discute. Più aggressivo, ma poi lo proveremo anche il Raw Razor col pettine, diciamo, quello più aggressivo. Qui abbiamo un rasoio che di un livello oggettivamente se lo sciacquo ancora lo disarmo, togliamo la Kai che è sempre una garanzia e la mettiamo nel centro della mente e niente, questo rasoio che mi ha sbarbato senza neanche che me ne accorgessi. E veramente ringrazio l'amico Emanuele, Alberto Emanuele, che mi ha introdotto a questo rasoio perché io non lo conoscevo, ma eccezionale. Poi ognuno potrà discutere se vale la pena o no spendere magari dei soldi importanti, anche centinaia di euro per un rasoio di sicurezza. Questo è un discorso etico che io accetto tranquillamente, ma se si fa un discorso di resa, questo è un rasoio che effettivamente ha una marcia in più di tanti altri. Mi ha veramente sorpreso. Devo vedere un attimo, come tanti altri, cioè non è l'unico, però questo effettivamente. Che stamattina sono veramente soddisfatto. Purtroppo non lo fanno più, quindi non è che non è neanche una pubblicità, cioè non è che mi spiace per chi non potrà giudicarselo, perché pare che l'azienda abbia chiuso, però effettivamente questo è un rasoio che, insomma, ho avuto fortuna. Niente, cosa vi devo dire? Buona domenica, buona barba a tutti. Pro raso. Perché cambiare? Ragioni di marketing, ragioni di miglioramento del prodotto, non lo so. C'è da dire che effettivamente io pensavo a una rivoluzione, tra virgolette, che in realtà non è una rivoluzione, ma è un aggiustamento. Quindi,
Penso che gli appassionati di ProRaser non avranno tanto da lamentarsi, insomma. Bene, io vi auguro buona domenica, vi auguro buona sbarbata a tutti e ci vediamo domenica prossima. A Dio piacendo. Buona arma a tutti.